Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto ieri nella città di Taranto c'è stata la nascita di un nuovo gruppo consiliare, Riformisti per la Puglia. Non si tratta del primo gruppo politico nato in seno al Consiglio Comunale da 6 mesi a questa parte, cioè dall'insediamento della Giunta Melucci. In una democrazia assembleare è normale che avvengano questi movimenti, questi riposizionamenti. Farlo così ripetutamente può diventare anche elemento di criticità, di preoccupazione. Ma non è questo il punto fondamentale dei lavori del Consiglio Comunale. Colpisce il fatto che la massima assise cittadina non intervenga, non si ponga delle domande, non prospetti delle soluzioni sui problemi, sui temi realmente fondanti per questa città. A ricominciare dai giochi del Mediterraneo, perché per esempio non si invita il direttore degli stessi giochi, l'ingegner Sanicandolo, in Consiglio Comunale a relazionare sullo stato di applicazione di quello che prevede il programma per questo importante evento sportivo, così come è stato fatto nei giorni scorsi a Bari in audizione per quel che riguarda la Commissione Bilancio. E poi la questione sanitaria, c'è solo un pronto soccorso a Taranto, non si possono prenotare esami diagnostici, non si sa quali saranno i tempi di realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo. Di questi temi, se non discute il Consiglio Comunale, chi deve discutere in una realtà cittadina? E inoltre la questione Ilva, non serve che il sindaco di Taranto e i sindaci dell'area ad elevato rischio ambientale si rechino a Roma per fare, tra virgolette, delle gite fuori porta. Servono delle proposte, non serve scioperare, la politica, lo abbiamo detto, ripetiamo, deve avanzare delle proposte concrete perché si addivenga ad una soluzione rispetto a questa vicenda. Il Consiglio Comunale, più che costituire nuovi gruppi consiliari, dovrebbe intervenire su questi temi. Si è svolto questa mattina sotto la prefettura di Taranto il presidio del coordinamento cittadino, che ha successivamente consegnato al prefetto un documento per il governo italiano. Lo scopo dell'iniziativa è di manifestare solidarietà alla magistratura e opporsi al nuovo decreto Salva Ilva. Nella successiva conferenza stampa del coordinamento, di cui fanno parte numerose associazioni, tra cui genitori tarantini e PisLink, è stato illustrato il contenuto del documento indirizzato al governo Meloni. È tutto quello che io posso dire personalmente. Tutto quello che posso dire personalmente è scritto qui ed è scritto qui. Organi dello Stato, istituzioni che colpiscono a morte la Costituzione, guarda caso ogni volta che si tratta di Taranto. Oggi andiamo dal prefetto per presentare un documento in 10 punti. Il primo di questi 10 punti recita: consideriamo positivamente la sentenza di ambiente svenduto che prevede la confisca degli impianti inquinanti e quindi il loro fermo. Sembrerebbe una frase così poco importante, se non che è proprio il governo che con un decreto, il decreto 2 del 2023, istituisce nuovamente l'immunità penale per chi inquina, istituisce nuovamente lo scudo penale e limita fortemente i poteri della magistratura che, come abbiamo appena visto, prevede con la propria sentenza la confisca di questi impianti. Se si segue la strada della magistratura è chiaro che Acciaierie d'Italia non avrà futuro perché non potrà acquisire gli impianti. Questo è il nodo della questione. E noi andiamo dal prefetto proprio perché vogliamo sostenere la magistratura, non vogliamo che si faccia con un nuovo decreto Salva Ilva, si faccia qualche cosa che ostacoli la magistratura e quindi quella che noi riteniamo la vera legalità. Sono 171 su 2.708 test i casi di Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo il bollettino di lunedì 16 dicembre. Il tasso di positività si attesta al 6,3%, non sono segnalati decessi. Nel Tarantino si registrano 16 casi, le persone attualmente positive sono complessivamente 17.481, mentre i guariti diventano 1.587.883. I ricoveri sono complessivamente 262, di cui 245 nei reparti ordinari e 17 in terapia intensiva.
Si cerca di far pressione sul Ministero della Salute per sbloccare la procedura di erogazione dei 105 milioni di euro destinati all'acquisto di arredi e attrezzature dell'ospedale San Cataldo di Taranto. Accogliendo una proposta del consigliere regionale del PD Vincenzo Di Gregorio, infatti, le commissioni bilancio e sanità della Regione Puglia hanno chiesto congiuntamente un incontro col Ministero della Salute in ordine allo stato della procedura di erogazione dei fondi. Deve essere impegno comune, sottolinea Di Gregorio, quello di evitare che il cantiere del San Cataldo si blocchi. L'ASL di Taranto, ha sottolineato, ha già bandito gare per 42 milioni di euro e ora, in assenza della necessaria disponibilità di cassa, i bandi giunti a conclusione rischiano di non essere aggiudicati con conseguente sospensione dei lavori. Un'altra possibilità ventilata è quella che la Regione Puglia possa anticipare le somme necessarie in attesa del finanziamento ministeriale. Nessuna buona nuova in Commissione Bilancio, ha commentato invece il consigliere regionale tarantino di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia. Nulla di nuovo per Taranto, che continua ad aspettare. I 105 milioni di euro, ha detto Di Cuia, per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi mancano ancora all'appello ed è quindi impossibile che si possa inaugurare la struttura il 31 luglio 2023. Ormai è chiaro, ed è per la centralità della questione finanziaria che ho richiesto la presenza dell'assessore piemontese in una commissione che sarà convocata a breve. L'arresto di Messina Denaro mi ha commosso e scaricato tutta la rabbia che ho accumulato in tanti anni. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato la cattura di Matteo Messina Denaro, il boss malavitoso ricercato da 30 anni e arrestato ieri dai carabinieri all'interno di una clinica privata di Palermo. Ho telefonato al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi, e al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha continuato Emiliano, per esprimere la gratitudine e l'orgoglio di tutti i pugliesi per questa cattura da decenni. L'atroce morte dei martiri di tutte le mafie, e in particolare quella degli eroi siciliani, può trovare giustizia. Non fermiamoci fino alla vittoria. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto. Al prossimo aggiornamento.